Ci troviamo di fronte all'aula bunker del carcere di Poggio Reale di Napoli, dove quest'oggi si terrà l'udienza per il processo Isochimica. L'ultima era stata rimandata in data 23 marzo 2018 a causa della neve, nonostante Napoli sia una città notoriamente soleggiata. Presenti anche i familiari delle vittime, tra cui la moglie di Nicola Montanaro, l'ultima della lunga serie di decessi a causa della fabbrica dei veleni di Borgo Ferrovia. Mio marito fu scoperta malattia d'amianto, da asbestosi nel 2012, però lui non prendeva niente. Gli diedero per patologia malattia d'amianto, però senza indennizzo, è stata riconosciuta dall'INAIL. E poi 2 anni fa un cholangiocarcinoma. E poi non si è capito niente più in 2 anni, ma da dicembre al 21 marzo è stato proprio l'inverno. Purtroppo dobbiamo andare avanti, non possiamo soccombere. Io ho 3 figli e se faccio questo lo faccio per i miei figli perché voglio giustizia, perché non si può morire come un cane. Cosa ne pensa della questione dello spostamento del processo da Avellino a Napoli e se può darci una testimonianza diretta da vicino di quello che è stato per lei l'isochimica? Beh, innanzitutto penso che questo processo debba ritornare sicuramente ad Avellino perché comunque è una storia che appartiene alla città, quindi è giusto che sia così, ma anche per un fatto logistico perché purtroppo molti di noi non vivono una condizione economica, diciamo, delle migliori e quindi sono costretti comunque ad affrontare delle spese per venire qua ad ogni udienza. Poi per quanto riguarda la storia dell'isochimica, purtroppo è una brutta storia che ha coinvolto 300 lavoratori. All'epoca dei fatti tutti giovanissimi, praticamente dai 18, 20, 22 anni, e purtroppo noi non conoscevamo quelli che erano i pericoli dell'amianto e l'abbiamo scoperto soltanto purtroppo con l'avvenuta di malattie, asbestosi e qualcuno mesotelioma e questo è gravissimo perché effettivamente era una storia di ragazzi che cercavano un'occupazione che purtroppo dalle nostre zone storicamente diciamo, c'è sempre stata questa piaga della disoccupazione, quindi noi pensavamo di aver trovato un lavoro serio, invece non è stato così, si è tradotto poi in morte e malattie e questo è brutto. In realtà si trattava di grattare l'amianto dai vagoni ferroviari, sono stati scoibentati circa 3.000 vagoni ferroviari delle Ferrovie dello Stato e c'è da dire che questo lavoro anni prima dell'isochimica lo facevano i ferrovieri. E poi qualcuno ha pensato di passare questo lavoro così sporco, così diciamo, come dire, purtroppo che ha danneggiato tanti lavoratori, ai ragazzi dell'isochimica. E questo mi sembra un fatto gravissimo, insomma. Posso chiederle a che età ha iniziato a lavorare e per quanti anni? Io ero intorno ai 20 anni, un po' come tutti, insomma, è la prima occupazione. E pensavo pure io di aver trovato un lavoro serio, si parlava di Ferrovie dello Stato e ho lavorato fino alla chiusura del 1988, anche se poi dopo l'isochimica diciamo, lascia fuori una parte di lavoratori e continua nonostante che ha delle chiusure da parte di un procuratore di Firenze, Beniamino De Idda, che chiude l'isochimica nel 1988, poi viene riaperto sotto altro nome e si continua fino al 1990 per completare le commesse. Questo mi è sembrato addirittura ancora più grave dell'inizio di una storia, insomma, così negativa. Cosa ne pensa della gestione del processo e dello spostamento da Avellino a Napoli? Ricordiamo che l'ultima volta è stato il 23 marzo, rimandato causa neve. Io penso che sia qualcosa di inconcepibile spostare un processo dove è successo tutto quello che è successo in questa città. Io personalmente, ripeto, io stamattina sto qua come test. Però a questo processo farsa io non ci credo più assolutamente, perché ci sono troppi indizi che non vanno. Non ci dimentichiamo che l'istruttoria è stata aperta nel 2009, stiamo nel 2018 e stiamo ancora all'inizio, non si è chiuso ancora il primo grado di giudizio con prescrizione. Quindi ripeto, per me questo processo non ci credo più. Lo dice uno che insieme a pochi altri. Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a portare queste persone nell'area di un tribunale, però onestamente l'ultima poi la neve a Napoli con 20 gradi,
Quindi io sono 4 mesi che devo essere ascoltato, 4-5 mesi vado avanti e indietro. Ma poi la cosa grave, a parte le malattie, a parte i problemi dei lavoratori, e anche il lato economico, dopo il danno la beffa. Ecco, qua sta con me la vedova Maiello che ci hanno ucciso il marito, deve venire a Napoli a pagare ogni volta, ogni mese, 30-40 euro, perché ad Avellino dice, non lo so, per capriccio di qualcuno dice che non si può fare questo processo, 500 posti, e nessuno si interessa. Quindi, ripeto, io farò il test e oggi io parlo come Carlo Sessa personalmente, ma non metterò più piede in tribunale, oggi è l'ultima per rispetto dei miei compagni, perché ho avuto un mandato dai compagni morti. Se il processo non ritorna ad Avellino, per me io ho chiuso, quindi nel tribunale è l'ultima volta che verrò. E quanto riguarda lo spostamento del processo di nuovo ad Avellino, si è tentato con una raccolta di firme, stamattina consegneremo la petizione fatta ad Avellino.